Oggi, 14 settembre, festeggiamo San Cornelio, Papa e Martire, nel 253. Si sa quanto i Romani tenessero il nome della propria famiglia e come venissero onorati coloro che avevano la fortuna, insieme alla responsabilità, d'appartenere ai fadi, ai deci, ai cornelli. Il 21° Papa della Chiesa Cattolica, romano di nascita e di sangue, apparteneva forse alla famiglia dei Cornelli e fu degno del nome Avito. Nella fermezza che dimostrò dinanzi all'imperatore, da una parte, e ai cristiani caduti, dall'altra. Egli era stato eletto vescovo di Roma dopo San Fabiano, morto vittima della terribile persecuzione di Decio. Durante quella persecuzione molti cristiani avevano rinnegato la fede, bruciando incenso agli idoli, oppure si erano procurato il libello, cioè un documento che certificava l'avvenuto sacrificio agli idoli, anche se ciò non era vero. Era una forma comprensibile, anche se non scusabile, di evasione dinanzi al pericolo del martirio. Si poteva perdonare, ma non si poteva ammettere che quei cristiani restassero nella chiesa senza obbedire ai sacri canoni che esigevano una penitenza pubblica. Dopo una vacanza di 15 mesi, eletto Papa, Cornelio impose ai caduti il rispetto dei canoni e la pubblica penitenza. Ciò non gli conciliò le simpatie dei più tiepidi. In compenso, gli valse l'ammirazione dei più fedeli alla Chiesa. Nonostante ciò, un prete ambizioso, novaziano, lo accusò di aver usufruito anch'egli durante la persecuzione d'un falso certificato. Con questa accusa calunniosa, Novaziano riuscì a farsi consacrare al posto di Cornelio da tre vescovi e a produrre un piccolo scisma, presto sanato, anche perché il vescovo di Cartagine, San Cipriano, si levò a difesa del Papa legittimo. Egli scrisse lettere in lode di Cornelio, dicendo tra l'altro: «Il nostro caro Cornelio non ha mai voluto né sollecitato l'Episcopato». Dalle lettere scambiate tra i due santi e da quelle scritte da Cornelio a Fabio si ha un interessante quadro della Chiesa romana verso il 250 d.C. Nonostante la persecuzione di Decio, si viene a sapere, per esempio, che a Roma esistevano ancora 45 preti, 7 diaconi, 7 suddiaconi, 42 accoliti e 52 tra esorcisti, lettori e ostiari. Ma presto un'altra persecuzione si abbatté sui cristiani a causa di una pestilenza scoppiata nel 251. Di quel flagello vennero accusati i seguaci di Cristo e l'imperatore Gallo, che era succeduto a Decio, impose ai cittadini una nuova sottomissione all'idolatria. Questa volta però i cristiani risposero con maggiore fermezza. Molti di coloro che ancora provavano la vergogna d'essere caduti dimostrarono che la severità di Cornelio, invece di ferirli, li aveva fortificati. I giudici, di fronte alla massa degli accusati, confessi e renitenti agli ordini imperiali, non infierirono e mitigarono le loro condanne. Lo stesso Papa Cornelio, che in altri tempi avrebbe certamente subito la pena del gladio, fu condannato all'esilio, a 100 celle. Dall'Africa, San Cipriano gli scrisse una lettera lodandolo per la sua fermezza e compiacendosi dell'intrepida condotta dei cristiani romani.
Voi siete stato il capo dei fratelli nella confessione, diceva, ma la confessione del capo è stata esaltata anche dalla conformità dei sentimenti manifestati dai fratelli. La tradizione fece poi San Cornelio martire. La leggenda aurea narra anche i particolari della morte sua e di 20 cavalieri, i quali, menati al tempio di Marte e sputando essi nell'idolo, furono decollati con Santo Cornelio. Invece il Papa Cornelio morì in esilio a Centocelle di morte naturale. Ciò non toglie che egli rientri tra i martiri non per il sangue versato, ma per il carcere subito e per l'esilio durato brevemente, perché abbreviato dalla morte avvenuta nel 253. Oggi festeggiamo anche San Materno, vescovo e confessore del IV secolo, San Crescenzio, martire nel IV secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.